Domenico Sgaramella delle Guardie Ambientali di Ortanova, oggi in occasione dell'inaugurazione dei mercatini sarà inaugurata anche la prima ambulanza veterinaria. In cosa consiste? Allora, la nostra ambulanza veterinaria è un progetto che è nato circa 3 anni fa, che oggi si è visto la sua fine del progetto con l'inaugurazione che oggi faremo. La nostra ambulanza servirà non solo gli enti pubblici ma anche i privati. Come funzionerà? Ogni privato può prendere il nostro numero che sarà sulla testata della nostra ambulanza, poi lo dirò più tardi, nell'inaugurazione. Ogni privato potrà chiamare a qualsiasi ora, durante l'orario associativo di sabato o domenica, per salvare il suo amico a quattro zampe, per salvare i nostri pelosetti che saranno più che altri ammalati, avranno qualche incidente, avranno qualcosa. E per questo noi chiediamo pure agli enti pubblici di stare con noi, stare a fianco a noi, perché è un progetto che potrebbe essere all'avanguardia, la prima ambulanza veterinaria in Capitanata per il trasporto dei nostri animali. Il trasporto verrà fatto da noi con i nostri veterinari a disposizione. Ci saranno dei veterinari, delle cliniche a nostra disposizione dove potremo portare i nostri amici a quattro zampe e farli immediatamente curare. Mentre per gli enti pubblici ci devono chiamare sempre o le forze dell'ordine o gli enti pubblici per dar sì l'ok alla spesa che va fatto per i randaggi, dove sappiamo tutti quanti che i randaggi appartengono ai comuni, quindi il sindaco è responsabile, pertanto il sindaco insieme al comandante della polizia municipale autorizza la spesa per il randaggio. Mentre per il privato ci sarà un contributo volontario se è un trasporto di animale, se invece è un'emergenza ha bisogno del dottore, oltre al contributo che sarà dato all'associazione per soltanto le spese, perché il volontario non verrà pagato, ma bensì il volontario fa il volontario sull'ambulanza. Noi cercheremo soltanto un contributo volontario per far fronte alle spese di assicurazione, manutenzione e quant'altro della nostra ambulanza. Mentre il libero professionista, i vari veterinari dove ci appoggiamo in base alla reperibilità, alla disponibilità e la visita, verrà fatturata dal libero professionista.